Questa mattina in Piazza Catum ad Andria c'è la teca di Quarto Savona 15, l'autovettura di scorta di Giovanni Falcone e degli uomini della sicurezza. L'associazione Libera ha portato ad Andria questa la teca a Quarto Savona 15, ecco, parliamo del valore di questa presenza oggi qua ad Andria. È un valore simbolico che dà una forza enorme. Spesso ci sono le parole, ma le immagini a volte rendono molto di più ed è molto più evidente la ferocia delle criminalità contro la legalità. Abbiamo voluto a tutti i costi che la teca passasse da Andria nell'ambito della provincia Bat, l'unico appuntamento. La teca sta facendo il giro d'Italia, farà il giro anche della Puglia. È importante per i giovani, ma non solo, per i cittadini, per le associazioni, i movimenti, comprendere in modo chiaro che non bisogna abbassare la guardia, bisogna essere sempre in prima fila e le immagini rendono molto spesso di più di quanto le parole possono dirci e darci. È un onore per la città di Andria ospitare la teca Quarto Savona 15, ecco, che cosa può donare alla città di Andria, qual è il valore? Il valore è un valore chiaramente simbolico ma di grande, di profonda testimonianza del sacrificio fatto da uomini dello Stato per cercare di combattere la criminalità organizzata, la mafia, e quindi deve essere un esempio, un monito a non dimenticare, a ricordare ogni giorno e a comportarsi ogni giorno secondo quelli che sono i principi di legalità. È evidente che è una testimonianza rivolta soprattutto ai più giovani. Perché questo è l'esempio di come si riducono le vite umane nel giro di qualche secondo o centesimi di secondo, e questo significa anche un po' la degenerazione del costume sociale della nostra società, e noi dobbiamo fare in modo che i giovani invece possano formarsi secondo principi sani e cercare appunto di emulare gli esempi positivi e combattere qualsiasi forma di illegalità. Ricordare quell'evento attraverso appunto la testimonianza dell'autovettura che è custodita nella teca significa non dimenticare quello che è il sacrificio fatto da uomini dello Stato per garantire sicurezza e democrazia al nostro paese. Da Andria per News24.city, Davide Suriano.